Sì, beh, una partita giocata sicuramente in condizioni climatiche dir poco proibitive, soprattutto perché siamo venuti da una settimana dove ci siamo allenati negli ultimi 2 giorni a tutt'altre temperature. Quindi sicuramente sul piano del fraseggio, sul piano della manovra c'erano delle difficoltà dovute anche a questo, però io devo fare un grande applauso ai ragazzi perché. Se c'era mezzo dubbio sulla loro qualità, sulla loro forza, sulla loro voglia di comunque andare oltre e buttare sempre il cuore oltre l'ostacolo, credo che oggi l'abbiano dimostrato ancora di più al cospetto di una delle squadre più forti di questo campionato e soprattutto perdendo su una situazione puramente episodica, perché poi il gol è stato diciamo, un episodio un pochino rocambolesco che ha spostato gli equilibri, ma abbiamo reagito alla grande, abbiamo creato un paio di situazioni importanti, abbiamo avuto una grossa supremazia territoriale, più di così oggi non si poteva fare. È una squadra veramente, nonostante la giovane età, che non fa rimpiangere assolutamente i vecchi marpioni del calcio. Quello che vi siete, cosa vi siete detti alla fine della partita, a parte i complimenti, ma una squadra che può giocarsi qualcosa di importante in questo campionato. Ma noi c'era grande rammarico per aver perso una partita che probabilmente insomma, con degli episodi diversi non avremmo perso, per cui alla fine quello che poi era la delusione del momento, piano piano lascerà il posto a questa consapevolezza che dobbiamo avere, avendo potuto constatare che alla fine insomma, ce la siamo giocata molto bene alla pari, ripeto, con un'ottima squadra, con una squadra che è solida, esperta, scaltra, che ha grandi qualità in fase offensiva, per cui insomma ci deve dare, sono quelle sconfitte che ti devono dare carica, morale e sono sconfitte che ti devono dare consapevolezza, perché poi nel calcio gli episodi sono sicuramente determinanti e oggi indubbiamente insomma, siamo stati un po' penalizzati. Guarda, ho avuto due palle clamorose con numero 11 che non era Bellucci, però. Vabbè, può sbagliare, ha sbagliato Paolo altre volte purtroppo e può sbagliare Marco. Le sensazioni erano positivissime, credo che Marco abbia disputato una buona partita, l'ha solo applaudito perché Marco è un giocatore di un'utilità e di un'importanza che magari per chi non vive lo spogliatoio quotidianamente può essere difficilmente immaginabile. Campese ha giocato esterno basso a sinistra, esterno basso a destra, oggi ha giocato secondo attaccante o trequartista, come lo volete definire, ha giocato largo a destra, è un giocatore che, ripeto, dà tantissimo e è completamente a disposizione, anche come in passato che ha potrebbe essere anche magari meno umile, invece lui è veramente per questa causa si spende tantissimo, insomma, quindi pazienza se ha sbagliato due situazioni importanti. In 15 giorni affrontate le prime due, oggi in Arnese, domenica a Bastia, se questo è il guardo, insomma, devono pensarci bene le prime due della classe. Ah, noi dobbiamo giocare di partita in partita, cercando di non porci mai dei limiti, di metterci continuamente, costantemente alla prova. Oggi veniamo penalizzati da un risultato, ma ripeto, dobbiamo uscire assolutamente con la consapevolezza che stiamo costruendo un bellissimo cammino. C'è solo un dispiacere che è una partita così importante, dove c'è stato anche un seguito del nostro pubblico importante, e avrei mandato volentieri a casa i nostri tifosi con una soddisfazione in più. Però io mi auguro che, ripeto, leggendo le pieghe di questa partita, si possa confermare la bontà del lavoro dei ragazzi, che sono convinto poi da domenica noi riprenderemo la nostra marcia. Ma diciamo che, ripeto, come dicevo a telecamere spente, oggi era una partita per noi sicuramente difficilissima, anche perché ogni volta che siamo venuti a Gualdo abbiamo avuto grandi difficoltà, e le dimensioni del campo sicuramente non sono quelle che abbiamo noi al San Girolamo, ci trovano sicuramente sempre spiazzati. Oggi il mister è venuto a giocare la partita con intenzioni sicuramente spavalde, ha giocato con 3 punte dall'inizio, più Virgilio in mezzo al campo, quindi non è venuto sicuramente a giocare per il pareggio. Sicuramente non abbiamo fatto una grandissima partita sotto il punto di vista del gioco, oggi è stata una partita di grande sacrificio, io vengo dagli spogliatoi, sono giocatori completamente congelati. Si è giocato in un clima assolutamente surreale e ripeto, apprezzo sicuramente la grande voglia, il grande spirito di sacrificio che hanno messo in campo. Un po' meno il gioco, sicuramente non abbiamo giocato bene, ma era assolutamente impossibile. Quindi credo
credo che di buono c'è grande spirito di sacrificio, di carattere che hanno messo in campo e il risultato che sicuramente ci premia anche oltre quelle che erano che sono state poi le azioni in campo, perché il Gualdo ha avuto almeno due palle nitide davanti al portiere. Una ha fatto una gran parata a Piccarozzi, la seconda ha sbagliato il gol, non mi ricordo chi, è Campese all'ultimo minuto. Indubbiamente allora l'Arnese ormai è quello che vuole, cioè cercare il testa a testa con il Bastia. Ormai tre punti sono nulla. Allora, non avevamo sicuramente all'inizio dell'anno cullato sogni di questo genere. Noi ci stiamo giocando il campionato dall'inizio con lo spirito di... così vendicare un attimino una stagione bruttissima quale quella dell'anno scorso. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo onorando sicuramente il campionato, alla fine tireremo le somme, però ripeto, non consideravo concluso il campionato domenica scorsa, non lo considero chiuso in questo momento. Siamo sempre a rincorrere, non è sicuramente una cosa positiva, perché questo logora alla fine chi è che sta sempre dietro. Cercheremo di mettere pressione fino alla fine al Bastia e poi vedremo alla fine chi sarà più bravo avrà vinto, ma noi siamo contenti così, abbiamo lanciato tanti giovani quest'anno e quindi siamo contenti per questo. Un'ultima battuta, il Guardo domenica va a Bastia, se la sente di lanciare un messaggio a mister Balducci, che ma deve fare, giocare come ha giocato oggi? Io credo che mister Balducci oggi ci aveva due assenze importantissime, quella di Balducci e Matarazzi, e credo che con loro due in campo sarebbe stato sicuramente un'altra partita. Non so se li recupererà o perlomeno qualcuno li recupererà per domenica. Conosco Balducci per la sua grinta, sicuramente la sua squadra era tra quelle che era più in forma in tutto il campionato, sono convinto che darà filo da torcere anche al Bastia, perché credo che sia una squadra in ottima salute, ha corso fino al 94esimo minuto e ci ha dato sicuramente noia fino alla fine, e credo che farà la stessa cosa anche sul campo del Bastia.